Ne parliamo, appunto, invito Giuseppe Laveni a raggiungerci perché appunto oltre a essere uno degli organizzatori è sicuramente chi ci può spiegare un uso corretto delle tecnologie o l'uso scorretto delle tecnologie fanno di noi. A te la parola. Grazie, grazie mille, grazie a tutti per essere intervenuti, io sono veramente contento di questa giornata. Cercherò di darvi qualche spunto e qualche riflessione, molte cose sono state dette, molte cose a mio avviso le abbiamo sentite, le abbiamo già ascoltate, altre cose sono state a mio avviso spunti importanti di riflessione. Io cerco di aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che è stato detto. Io mi occupo di clinica dal 2002, quindi quando ancora internet era un modem 56k, vi ricordate il rumore che faceva? Ecco, e che la rete era molto 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 lenta e costava anche tanto. Allora io amo iniziare il mio intervento con questo video e poi vi dico perché. Le luci.เพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง E-Tech เชื่อในความพอดี Ecco, questa è una società di comunicazione che fa questa pubblicità per far vedere cosa accade quando utilizziamo la tecnologia in maniera, mettiamola così, disfunzionale. Cosa accade quando utilizziamo la tecnologia? Cosa accade alla nostra mente? Cosa accade al nostro corpo? Ce l'ha accennato prima il dottor Gualerzi. Io cercherò di farvi vedere cosa accade da un punto di vista prettamente psicologico ed emotivo. Un po' ne ha parlato anche Pellai col suo intervento, no? L'educazione all'emotività. Io spesso vengo contattato dai giornalisti, e qui ne ho due eccellenti che hanno condotto, e quindi sono molto contento anche del lavoro fatto fino ad oggi, ad ora, quindi faccio anche un applauso, perché non è facile organizzare un evento di questo tipo e condurlo con tante teste e tanti tecnici come noi. Quindi ecco, vengo spesso contattato dai giornalisti, qui ho Antonella De Minico, che oramai è tanti anni che mi intervista, sono diventato, posso dire, amico, ma mi contattano quando accadono cose tragiche. E questa è una cosa che spesso mi ha fatto riflettere, perché ci contattano o mi contattano quando accadono le cose che portano davanti a tutti l'uso, diciamo, non adeguato della tecnologia. Un mesetto fa c'è stato l'accadimento a Riccione, questo ragazzo molto giovane, non è un adolescente, ma un ragazzo di 26 anni che ha assistito alla morte di un quasi suo coetaneo. Questo ragazzo cosa ha fatto? In preda al panico ha preso il suo cellulare e ha ripreso la morte in diretta. Ha ripreso gli ultimi momenti di questo
di questo povero ragazzo che poi purtroppo non ce l'ha fatta. Ha avuto tante critiche, è sicuramente un atteggiamento criticabile, ma perché ve lo racconto? Ve lo racconto perché è su questo che bisogna porre l'attenzione. Cosa fa la tecnologia? La tecnologia tende a dissociare le emozioni dal rappresentarle. Quando noi condividiamo, condividere vuol dire dividere con qualcun altro, quando noi condividiamo in realtà non lo viviamo, perché questo ragazzo riprendeva la morte per scappare dalla morte. Quindi la tecnologia, mi ripeto, dissocia le emozioni dal rappresentarle. E questo è un concetto importante quando si parla di adolescenti, quando si parla di giovani adulti o di adulti, quando vogliamo parlare di questi fenomeni. Io sono stato intervistato per il Blue Whale e qualcuno l'ha detto, il garante ha parlato proprio di questo. Parlare di Blue Whale vuol dire non parlare assolutamente dei problemi dell'adolescenza. Se io costruisco una fantomatica balena blu, io non parlo dei temi dell'adolescenza, io parlo di qualcos'altro. Il problema è che è sempre qualcos'altro, è qualcosa fuori. I genitori, io sono genitore, ho due figli, noi genitori dovremmo iniziare, l'ho detto all'inizio della giornata, dovremmo passare dal controllo all'attenzione. Cioè, noi dobbiamo porre attenzione ai segnali degli adolescenti. Cosa vuol dire porre attenzione ai segnali degli adolescenti? I ragazzi parlano del tema della morte, l'adolescente parla della morte, è giusto che parli della morte, tutti noi abbiamo parlato del tema della morte. Forse abbiamo pensato anche qualche volta, chissà, come potrebbe essere farla finita. Però è una domanda che non facciamo molto spesso ai nostri figli. Il gruppo WhatsApp, un'altra notizia di cronaca, a Modena, questo gruppo WhatsApp dove si condividevano delle fotografie delle ragazze in pose osè e parlavano e commentavano il loro corpo. Ecco, la tecnologia, con questa tecnologia il corpo scompare. E parlo da psicologo, da terapeuta, è un cambiamento. Ma bisogna parlare del corpo. Perché se io, no, tante frasi che ho sentito durante la giornata, tanto queste cose non le vivo come qualcosa che ho fatto. È normale, cioè manca lo spazio, il contenitore vero dove questi figli, i nostri figli, possano confrontarsi con noi. Ma non è che mancano nella scuola, non è che mancano nella vita di tutti i giorni. Il problema è che siamo così tanto impegnati a pensare al futuro dei nostri figli che spesso ci dimentichiamo del presente. Il presente, il qui ed ora. Guardate, poi magari qualche minuto diamo qualche dato sulla ricerca che abbiamo condotto. Guardate che la metà del nostro tempo lo passiamo online. Più del 50%. Quindi un consiglio pratico, e adesso vi farò vedere cosa intendo. Quando parliamo con i nostri figli, io quando uscivo da casa, quando ero più giovane, ormai tanti anni fa, mia mamma e mio padre mi chiedevano, dove vai, cosa fai, hai messo la maglia di lana? Questo perché vengo dal sud, quindi la maglia di lana era fondamentale perché ti proteggeva. Però, per farvi capire, però erano quelle domande che a me, io non rispondevo, ma a me facevano capire che si interessavano a me. Quindi se noi genitori, i nostri figli, trascorrono più del 50% del loro tempo online, chiediamogli, come è passata la tua giornata online? Chiedetelo, perché scoprirete tante cose. Prima l'ingegnere ci ha fatto notare, Frontoni ci ha fatto vedere tutto quello che è la bellezza della tecnologia. Io sono un estimatore,
per cercare di parlare e di comprendere questi temi ho imparato a programmare. Ma sapete perché ho imparato a programmare? Ho iniziato a studiare e perdere le ore in rete, uno dei primi dipendenti. Perché? Perché quando mi trovavo i pazienti davanti, io non li capivo. Non capivo. Poi vi farò ascoltare un piccolo audio di una ragazza e invito chiunque è qui a dirmi se sa di cosa stiamo parlando. Quindi chiediamo ai nostri figli, com'è passato la tua giornata? E poi aggiungiamo, ma com'è passato la tua giornata online? Cosa sta accadendo? Qual è il vero cambiamento? Cosa accade? Il cambiamento, secondo me, sostanziale che la tecnologia ha portato e ci stanno in qualche modo, come dire, posso usare un termine clinico, addestrando, direi, da questo punto di vista. Siamo passati da fruitori di internet a creatori di internet. La rete senza di noi, i social senza di noi, non esistono. Cosa vuol dire questo passaggio? Sembra un passaggio banale, ma non è banale. Perché per riempire la rete c'è bisogno della nostra vita e del nostro tempo. Noi all'inizio della giornata abbiamo, mi sembra, detto lasciate il cellulare. Io ho fatto un giro, Anch'io l'ho preso. È difficile, perché abbiamo la voglia di condividere. E questo è uno dei paradossi. Andate in un concerto, vi trovate quello davanti col cellulare, tu che stai dietro che provi a guardarlo e non riesci. Però lo sto condividendo, ma non lo sto vivendo. Quindi questo è un passaggio cruciale. Da fruitori di internet, prima era uno strumento. Tuttora è uno strumento. Ma prima io facevo una domanda a Google, Google mi rispondeva. Al tempo, quando ho iniziato, non c'era Google. Avevamo Virgilio, se non ricordo male, uno dei primi motori di ricerca italiani, Alta Vista. Facevamo una domanda e ci davano una risposta. Questa era la tecnologia. Comandavamo noi. Adesso dobbiamo costruire noi. Quindi senza di noi, propongo per la prossima giornata, non propongo il detox, propongo di non scrivere un giorno su Facebook o su un social. La rete, sarebbe da fare uno studio, ingegnere, la rete che calo avrebbe? A livello mondiale, una giornata dove noi ci detossichiamo dalla tecnologia, ma solo dai social. Io direi solo 2 ore e vorrei vedere cosa accade. Probabilmente non accade nulla. Probabilmente non accade nulla. Ma noi stiamo continuando a costruire contenuti su contenuti. La rete fa un sacco di belle cose, vado veloce, non ve le faccio nemmeno vedere. Vi voglio far vedere però questo. Alcune caratteristiche e meccanismi. Sapete cos'è l'ipertesto? Sì, l'ipertesto probabilmente molti di voi lo conoscono. L'ipertesto, l'hyperlink, cioè un link dopo l'altro. La rete è costruita senza indicatori di tempo, e non è un caso, Non è un caso. È costruita con un meccanismo, con un'interfaccia semplice. Gianluca prima ci aveva detto, all'inizio della giornata ha detto, è nato come un progetto militare, si chiamava ARPANET. Serviva a scambiare informazioni, ma era un'interfaccia scomoda e difficile. Noi l'abbiamo adattata e abbiamo creato i collegamenti ipertestuali, ok? Una ricerca che abbiamo condotto, per esempio, ci fa vedere che quando entro in rete, se io decido di starci 5 minuti, si triplicano i tempi. Entro per 5 e ne sto 15. Il meccanismo dell'alcolista. L'ultimo bicchiere, poi smetto, è la stessa frase. Il like ci piace perché ci attiva la dopamina, che è lo stesso processo che si attiva con l'utilizzo delle sostanze, per esempio. Però noi il cellulare lo diamo a 8 anni, anche se le case produttrici ci dicono di darlo a 13. Un'altra cosa che dico spesso, un ragazzino di 3 anni che sa usare il touchscreen non vuol dire che ha i processi cognitivi per gestirli e adattarli. Cos'è questo ipertesto? L'ipertesto è appunto andare da una parte all'altra. Cercavo una macchina
inizio poi a guardare l'autosalone, poi mi fanno vedere tante altre cose collegate al tema. Adesso, per esempio, addirittura chi è poco esperto può pensare: caspita, volevo un Audi e casualmente mi compare un banner con l'Audi. Ah, io all'inizio ho detto: caspita, oh, ma cioè, dov'è la videocamera? E in realtà ci spiano. Cioè, in realtà, adesso c'è una norma, no, europea, che dice: quel biscottino, si chiamano cookie, che vi mettono nel computer, vi dicono: guardate, quando entrate nel sito sappiate che probabilmente queste informazioni sui vostri gusti noi le teniamo. Quindi loro sanno, no, in qualche modo cosa facciamo. Quindi, primo meccanismo, l'ipertesto. L'ipertesto ci porta ad aumentare il tempo. Un altro paradosso della tecnologia è il fatto che è veloce. No, non è veloce. Queste cose che vi sto raccontando qui, dette in una chat, ci si mette 5 volte il tempo, 5 volte il tempo, perché la devo pensare, la devo scrivere, la devo inviare, l'altro la deve leggere, la deve scrivere e la deve rimandare. 5 volte il tempo. Alziamo il telefono. Gli altri, vi dico solo l'ultimo, che anche questo è un servizio, è una cosa su cui voglio farvi riflettere. Un servizio aperto H24. Gualerti prima ha detto: noi non siamo pronti per fare tante cose tante cose in così poco tempo. Ecco, voi provate a pensare nella mente di un adolescente cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Avere tutto disponibile 24 ore su 24 vuol dire non staccare mai. Ma cosa vuol dire per noi? Quando c'è stato qui il terremoto nelle Marche, io le prime informazioni le ho avute grazie a Facebook. Ho potuto dire che stavo bene. Quindi benissimo la tecnologia, se può portare un supporto. Però mentalmente io so che se accendo c'è qualcuno. E il messaggio che passa è, e questa è per questo una tecnologia che piace a tutti, anche agli adulti, è un'antinoia e un'antisolitudine. La noia è il primo elemento alla base della creatività. Quando mia figlia mi dice: ma cosa faccio al ristorante? Io mi annoio, voi parlate. Vattene, era ragione. Io mi sono beccato i discorsi per anni dei nonni, degli zii, sempre il sud, no? Le famiglie grandi, quindi me li sono fatti e mi sono annoiato. Poi mi sono inventato, ho iniziato a fare qualche disegnino, ho iniziato a fare qualcosa, ho attivato la creatività. E un'altra cosa che noi genitori dobbiamo dire è che la solitudine non è una roba negativa. La solitudine attiva l'introspezione, cioè mi permette di pensare, di riflettere, di ragionare. Cosa ci fa la rete? Ci dà l'illusione di avere supporto sociale. Provate a pensare nel nostro lavoro, che magari ci arrivano 20 messaggi, sono pochi, 100 messaggi al giorno di utenti o pazienti. E io sono lì a dire: sì, ti capisco. Ma nel frattempo magari sto facendo un aperitivo. Vuoi dire? Perché a voi non capita mai la vostra amica che vi racconta quanto è stata difficile la sua giornata e a voi non ve ne importa nulla, ma gli mandate una faccina? Hanno inventato le emoticons, le faccine, gli smile. Perché così ci sentiamo tutti compresi e capito. Guardate che mancano gli spazi sociali. O meglio, non esistono più i vecchi modelli sociali, quindi dobbiamo riflettere. Auger diceva: prima avevamo i non luoghi, o meglio, prima avevamo i luoghi, che erano le piazze dove ci si incontrava. Avete notato che sono sempre meno? Poi ci siamo inventati i non luoghi, i centri commerciali. Dove ci vediamo oggi? Al centro commerciale. No, ma dove ci vediamo? Non devo fare la spesa. No, ma ci vediamo al centro commerciale. E lì c'è il wifi. Lì c'è il wifi. Ed è un non luogo. E poi abbiamo avuto bisogno di inventarci gli iperluoghi. C'è lo spazio virtuale, dove ci sentiamo sempre supportati socialmente, dove possiamo avere soddisfazione sessuale, dove possiamo avere sempre qualcuno che ci risponde.
dove ci si può creare una propria identità virtuale. Questo è un ragazzino, Alessio, 16 anni, quando gioco per parecchie ore con i mood, sapete cosa sono? Multi-user the mind, più giocatori connessi allo stesso momento. Le cose intorno a me cambiano, spesso non ti ricordi più chi sei. La capacità di depersonalizzare i soggetti rappresenta il rischio maggiore per lo sviluppo di una dipendenza dalla rete. Vado velocissimo, vi dico un ultimo punto che secondo me è interessante, che non è stato toccato oggi, è l'uniformità di status. Guardate che anche questa attiva il senso di onnipotenza, che è alla base di tante dipendenze. Una è la perdita di controllo, e vi ho spiegato come facilmente si può perdere, e l'altra è il senso di onnipotenza. Io posso parlare con chiunque, posso parlare con Matteo Renzi e mi risponde. Posso parlare con la povera De Filippi, che prima è stata criticata, cioè attaccata, o meglio, è stata segnalata. Posso parlare con chi voglio, anche con il Papa, e lui mi risponde. E non è proprio così. Pochi, forse uno dei pochi è Ruffini, che vedrete dopo, che risponde direttamente lui. Ma molti hanno una segreteria, hanno un'agenzia stampa, ok? Però il meccanismo è che siamo tutti uguali. E questo è un altro passaggio, secondo me, mentale, su cui riflettere. Un'altra cosa molto interessante è la possibilità di registrare documenti. Guardate, questo lo dico per gli psicologi prevalentemente. Guardate che in terapia di coppia, in terapia della famiglia, molto spesso, ma prevalentemente in terapia di coppia, le cause delle separazioni sono aumentate con internet, perché ci si becca prima. È molto più facile essere beccati per questo. Però cosa succede? Succede anche i ragazzini. Allora, lui mi ha mandato un messaggio. Mi sono riletta tutte, io me le sono lette con loro, tutte le storie precedenti, tutto quello che avevo scritto le volte prima, e adesso non combaciano. Io vedo alcuni poveri mariti in terapia. Dove eri il giorno X alle ore Y? Dove ero? Che ho fatto? E lui magari se risponde, io gli consiglio sempre non rispondere, perché comunque sbagli, non rispondete mai, no. Quando rispondi, lei ti tira fuori le chat e ti dice no, tu non eri lì, ma no, ero lì, no, guarda, ti ho localizzato. E poi c'ho anche le mamme molto brave che localizzano i figli con il Trova iPhone, con l'applicazione. E le figlie molto intelligenti vengono e mi raccontano: sì, mia mamma mi spia, c'ha anche due profili falsi su Facebook, però io ho cambiato il filtro, non adesso vado sul tecnico, ho fatto un cambio IP, mia mamma è convinta di localizzarmi, io lo lascio dove gli dico, il cellulare. L'idea di controllare ci piace tanto. Come ci si coinvolge con la rete? Naturalmente non tutti diventiamo dipendenti. Ci piace molto, ci coinvolge molto, ma non si diventa per forza dipendenti. Queste sono delle fasi che noi abbiamo creato ormai qualche anno fa e le utilizziamo quando facciamo diagnosi. Ma queste non sono fasi cliniche, sono fasi di un percorso che tutti noi facciamo quando entriamo in rete. La prima cosa che ci capita quando entriamo in rete è la fase di osservazione e ricerca. Provate a pensare quando vi hanno dato uno smartphone, un cellulare, o avete fatto la prima connessione. Vi hanno detto delle robe tremende su cos'è la tecnologia. Ci sono i virus. Mio nonno, che non c'è più, diceva: i virus su internet, come ti fai a malare? Cioè, i virus, ma guardate anche il termine, il virus. C'è un virus, quindi qualcosa che mi può far star male. Poi ci sono, attento, ti fregano, non ti fidare. Questo spesso lo diciamo anche ai figli: ma lui perde tempo lì, sta lì tante ore, ma chissà che fa. E nel frattempo la mamma posta quello che sta mangiando. Cosa succede quando ci coinvolgiamo con la rete?
noi siamo curiosi, proviamo un po' di insicurezza, abbiamo paura perché non sappiamo come funziona quel mondo lì. Quindi cosa facciamo? Si osserva il nuovo mondo cercando di apprendere il maggior numero di informazioni per sentirsi adeguati ad un sistema più ampio. Il mio orientamento è sistemico, quindi cercherò di darvi un taglio sistemico. Poi c'è una seconda fase che fa parte di questa prima, c'è un secondo stadio che fa parte di questa prima fase, che invece è la ricerca. Cosa vuol dire? Che io inizio a sentire gli amici che mi parlano, la pubblicità, no? Che mi parlano, gli stimoli ambientali, che mi parlano della tecnologia di un bel sito, inizio a vedere i motori di ricerca, ho bisogno di fare informazioni, quindi io inizio a navigare e a coinvolgermi con la rete. In questa fase qui noi ci coinvolgiamo solo per le applicazioni basiche, che adesso stanno diventando anche i social, ma fino a qualche anno fa non erano. Qui noi facciamo, siamo ancora nel vecchio modello, direi il modello quasi della TV. Tale fase è caratterizzata da una sorta di attivazione da parte del soggetto, ma può essere considerata passiva in quanto l'attivazione avviene in un mondo statico. Qui l'altro ancora noi non l'abbiamo conosciuto, non sappiamo che c'è. Ce ne hanno parlato ma non siamo ancora arrivati. Qui il sistema è uomo-macchina. E per fare diagnosi noi abbiamo detto che chi si blocca in questa fase qui potrebbe avere un certo tipo di dipendenze che si chiamano web compulsioni. Sono tutte quelle compulsioni che esistono nella vita offline e che possono essere riportate e riprodotte nella vita online, con qualche differenza. L'altro, quindi qui il rapporto sì esclusivo, questo ve l'ho già raccontato, la fase relazionale comunicativa è la seconda fase, qui scopro finalmente l'altro, cioè ne ho sentito tanto parlare, finalmente mi trovo a parlare per la prima volta con delle persone. E quindi iniziamo a scoprire tutte le altre applicazioni. Quindi cosa accade? In questa fase si supera la dicotomia uomo-macchina-uomo, passando al sistema uomo, si passa dal sistema uomo-macchina al sistema uomo-macchina-uomo. Quindi la macchina non è più il punto di arrivo, come nella prima fase che vi avevo spiegato, ma è il mezzo attraverso cui interagiamo. E vi faccio vedere cosa sta cambiando realmente quando noi poi ci coinvolgiamo. Luci. La regia non c'è più. Grazie. Spegni. งานหนักนะครับสกัดร้อยหน่อยนะครับ Porge la sua dentiera. Perché vi ho fatto vedere questo video? Cosa sta cambiando? Perché ho unito due video? Siete stanchi, eh? La macchina sta diventando il mediatore della nostra interazione e delle nostre emozioni. Cosa succede? Lei esprime un bisogno, lui prende la sua mano, ma non capisce più il bisogno. Quest'uomo sarebbe stato molto bravo a capire il disagio di lei, probabilmente se gli avesse mandato un messaggino o in una chat. Quello è l'antidoto dei giapponesi per il work alcoholism, quel succo che vedete. Siamo sempre meno capaci di cogliere lo stato d'animo degli altri. La coppia di anziani, secondo me, è fantastica. Nessuna parola. Lui capisce, sente quello che le prova ed emette quello che sta scomparendo. Emette un comportamento empatico solidale.
Ve l'ho detto all'inizio, la tecnologia tende a dissociare la capacità di provare emozioni dal rappresentarle. Cosa accade quindi se ci si blocca in questo processo che vi ho raccontato normale? Quindi nella, diciamo, che tutti noi attraversiamo. Da un lato ci possono essere le dipendenze da una funzione specifica, dall'altro quello che noi chiamiamo utilizzo multidimensionale. Quelli che sono chiamati gli isolati sociali, gli hikikomori. Ok? E da cosa è caratterizzato l'isolamento sociale? Dal sovrautilizzo finalistico. Quando fate una domanda a un ragazzino e vi risponde: cosa fai online? Vivo. Guardate che l'hikikomori esiste, e se vediamo la Cina, che è avanti un po' rispetto a noi, loro hanno creato dei centri, delle cliniche, dove si fa ancora l'elettroshock, per cercare di far riprendere queste persone. Perché in Cina, se non lavori, c'è un problema. È un adolescente che, chiuso dentro casa, non lavora. Guardate che spesso nelle conferenze che faccio in giro, mi viene l'ultima che ho fatto, una signora si è alzata dal pubblico e mi ha detto: perché mio figlio da 8 anni non esce più, ormai è quasi sempre chiuso in casa, esce solo la notte, non mangia più con noi. 8 anni. Ho fatto: signora, avete fatto qualcosa? Beh no, abbiamo, all'inizio ci piaceva. Io ho chiesto quanti anni aveva il ragazzino. 32 anni. 32 anni, sì, ma sapete perché non l'hanno fatto prima? Perché prima i genitori piace, se non esci stai più tranquillo, non ti droghi, non ti prendi le malattie, ci facciamo di botte di dopamina a casa con i like, ma va bene. Poi arriva un punto che decidiamo che i figli devono uscire. Vi faccio vedere questo. Perché è pericolosa questa sindrome multidimensionale? Perché è la creazione di un mondo e di una vita virtuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che esistono i ragazzi che vivono online. Esistono, sono 400.000 l'anno i casi che riporta il Censis, ma saranno sicuramente di più. Ok? Saranno sicuramente di più. Perché ancora non arrivano, magari, in struttura. E come li porti? Sapete come li portiamo noi? Con la chat. Magari ci chiamano. Oppure magari abbiamo ideato un servizio che si chiama Diurno Più, che è un'equipe multidisciplinare che va da loro. Perché io come faccio ad aiutare questo ragazzo? Guardate che la dipendenza dalle tecnologie, non esiste la dipendenza dalla tecnologia. Voi dite: come ci state parlando da stamattina di dipendenze tecnologiche? Ve lo spiego. È un sintomo che nasconde qualcos'altro. Allora noi dobbiamo indagare il sintomo. Perché un ragazzo di 18 anni, di 16 anni, ma di 30 anni smette di vivere e va in sciopero della sua vita? Ci sarà qualcosa di più profondo che solo dipendente dal cellulare, no? Anche perché, vi do questa informazione, guardate che non è così. I ragazzi, quando sono chiusi nella loro stanza, mica giocano e basta. Giocano, conoscono almeno 2 lingue, si documentano, guardano film, condividono con gli altri. Allora noi dovremmo chiederci perché. Perché? Cos'è che accade? Perché vi ho raccontato del modello? Perché questo modello ci permette di fare delle domande semplici. Intanto capire le motivazioni che ci hanno costretto a essere chiusi dentro una stanza. Ma poi una domanda, per me, sostanziale, quella al punto 2. Perché questa applicazione e perché proprio in questo momento del ciclo di vita del soggetto? Come si inserisce questa applicazione nella vita di mio figlio? A cosa serve? Cosa gli permette di evitare? Guardate che il 60% degli isolati sociali hanno subito bullismo. Molto spesso i genitori non lo sanno.
Vi faccio vedere cos'è un gioco di ruolo, perché molti... Anzi, vi faccio vedere un trailer di un gioco di ruolo. Luci. Per tutta la mia vita, gli altri hanno determinato la mia esistenza. Cosa fare per essere carina? Quale fosse il mio posto? Cosa fosse giusto per me? Ho sempre ascoltato gli altri, dimenticandomi chi realmente fossi. Ora, però, sono io a decidere. Ho finalmente una scelta, quella di essere me stessa. Questa è la mia vita. Ecco, questa è la presentazione, Luci, grazie, di un gioco di ruolo. Questo è Ion, uno dei giochi di ruolo insomma più utilizzato dagli adolescenti. Non ve lo faccio vedere com'è nel reale, ma è una vera e propria seconda vita. Qualche anno fa era uscito fuori, aspettate, Second Life, ve lo ricordate? Adesso è stato superato da qualcosa che si chiama Samsara, cioè l'universo. E si va si va in questa seconda vita. Dopo vi faccio vedere brevemente, due minuti. Vi faccio vedere brevemente cos'è Second Life, cos'è questo nuovo gioco. Ma vi voglio far ascoltare quest'audio. Se ce la faccio. Questa è una paziente allora, Kikomori. Come è andata ieri? Niente, ieri praticamente ho sentito Massimo e mi ha parlato di Ashflintich e mi ha detto, ma sai che sono stato via 3 mesi da Ion, ho tutte le cose più 15 e anche muovo il cugino. Allora vabbè, io ho detto... Non è che non si capisce, e parlano così. Io non gioco da casual gamer, non ci vuole niente a farsi le cose. Ho detto, però comunque non ti basare troppo comunque il cugino, perché il cugino ci dà praticamente tutto il tempo, gioca per cittare. E Muku ha speso 800 euro dallo shop per farsi le cose più 15. Lui sa che Luigi è il tuo ex. Sì. E niente, però... cioè, mi ha preso il panico perché comunque dopo io ho fatto la domanda cioè se si sentiva arrabbiato, no, per questa cosa. Comunque lui è uno che ha sempre giocato solo... cioè farmando sole da sé le cose senza aiuti esterni né città. Va bene, non si capisce. Avete sentito? Cittare, farmare, più 15, più 35. Qui siamo già in una fase avanzata del percorso terapeutico. E l'obbligo che c'è nel percorso terapeutico è di non parlare con i nomi, con i nickname. E lei, come vedete, ancora confonde reale con non reale. Il più 15, più 25 sono i livelli. Cittare, farmare. Vedete cosa dice? Lui è un casual gamer. Cioè, cosa vuol dire? Che gioca comprando le cose e quindi ottiene subito il punteggio. Non è che impegna il suo tempo per arrivare al livello. Li acquista i livelli. E quindi lo escludono. Ok? Sta raccontando questo. Sta raccontando quanto la sua vita, se vedete,
peccato non potervi far ascoltare la storia, perché noi facciamo fare una narrazione terapeutica, cioè come ci si coinvolge, come sei coinvolta con la tecnologia, cioè che tipo di coinvolgimento ha avuto. E se leggete la storia di questa ragazza senza la tecnologia sarebbe morta, perché è l'unico mezzo che ha per mantenere contatti col reale. Quindi, e chiudo, la tecnologia, prima di toglierla, per esempio a un dipendente, tra virgolette, ok, a un ikikomori, prima dobbiamo capire a cosa serve e poi magari proviamo a ragionare e riflettere come può essere sostituita. Se uno ha bisogno dell'ossigeno, noi non possiamo toglierglielo. Quindi prima capiamo qual è il problema e poi andiamo a fare un intervento. Grazie a tutti. Grazie. Un attimo. Pensavo ad andarsene indisturbato, mentre invece noi siamo una tassa. Anche perché noi abbiamo diligentemente silenziato il telefonino per seguire questo esperimento di cui vorremmo sapere l'esito. Comunque io anticipo delle cifre che mi sembrano piuttosto interessanti. Che dice, è difficile prendere una pausa dagli strumenti tecnologici, età 15-20, 51%. 21-25 38%, 26-30 42%. Sapresti stare senza guardare lo smartphone per almeno 3 ore? Età 15-20 no 79%. 21-25 65%, abbiamo un'altra impennata fra i 26-30 72%, 31-35 60%, più di 40 55%. Insomma, sembrerebbe quasi, non sono matematico, ma insomma sembrerebbe quasi la progressione sia inversa, cioè man mano che si cresce e meno si diventa dipendenti, o almeno allo stato attuale della fotografia dal punto di vista statistico, perché poi forse queste cifre potrebbero cambiare quando questi 15-20 anni cresceranno. Beh sì, è proprio, diciamo che è così, cioè una mezza verità, nel senso che secondo me i dati fanno vedere altro, che fanno vedere questo, che i ragazzi utilizzano il cellulare, quindi come dire, no? Come ho detto prima, chiediamoci cosa fanno online, perché è giusto sapere cosa fanno online. Quindi la loro vita online, facciamoci, no, questa domanda, come passano il tempo online? E un genitore è tenuto a sapere cosa fa il figlio online. Gli altri, Gianluca, non sono ancora arrivati, perché lì trovi gli emigrati digitali. Cioè quelli che mentalmente, siamo noi, quelli che mentalmente non sono pronti. Se tu guardi i dati, invece, secondo me c'è una riflessione importante, che in realtà si sta omologando tanto e che gli adulti stanno rincorrendo i giovani. Guardate che, l'ho detto all'inizio della giornata, è la prima volta nella storia dell'uomo che i figli sanno più dei genitori. E questo per me è un dato importante, interessante, ma il genitore è quello che ci deve dare, come dire, anche un po' il buon esempio, che ci deve, no, far passare anche un modello. Ecco, questi dati qui ci fanno vedere che il genitore si sta impegnando a conoscerla questa tecnologia. A volte lo imita anche. Io avrei solo una piccolissima cosa, proprio veloce. La tecnologia ci ha portato verso una maggiore istintività. Quindi il tutto è subito un po' impera, il pensiero lento è un po' venuto a mancare, quindi anche la capacità di saper stare nelle situazioni. Come potremmo così risolvere questa cosa? Perché l'incapacità di saper stare nelle situazioni poi a volte ci toglie anche delle opportunità, no? Certo, il saper stare, saper condividere, secondo me è solo allenamento, come dire, bisogna ricominciare ad allenarsi. Il condividere vuol dire dividere con qualcuno, quindi ci diamo una regola. Io dico che le regole devono essere condivise, perché quello che non accettano i figli è di sentirsi dire dai genitori che non devono usare il cellulare quando loro stanno tutto il tempo. Allora, una regola condivisa: a tavola non si usa il cellulare, tutti, ma io lavoro, anche tu papà che lavori. Può andare come risposta. Quindi saper dare regole precise, regole chiare, che siano condivisibili con tutti, perché
abbiamo parlato di essere democratici, ma se noi facciamo i figli bisogna, no, tu il cellulare non lo devi usare, e la mamma o il babbo e i nonni di nuova generazione che troviamo in costume da bagno al mare che si fanno i selfie. Guardate, un'altra riflessione al volo, non facciamo più le fotografie. Mio figlio non ha l'album, ha 4 anni, mia figlia di 8 anni ce l'ha, quello di 4 no, povero, sfigato, no, non ho il tempo per andare a recuperare tutte le foto che ho nell'hard disk e sceglierle e selezionarle. Quindi, come dire, la memoria storica, il trovare lo spazio dove andare a scegliere le foto con il figlio per l'album, è un momento bello. Io ragazzi chiedo sempre quando vengono da me, mi porti 30 fotografie che raccontano la tua vita? 30 fotografie, e chi ce l'ha? Le devo scaricare. Ci mettono mesi, guardate che anche i nonni non ce l'avranno più fra un po', noi non ce l'avremo più, o ne avremo così tante che non riusciremo a gestirle. Information overloading, un sovraccarico continuo cognitivo che non riusciamo più a gestire. Grazie. Grazie a voi. Grazie.